in diretta su Radio Fantasy. Radio Fantasy, la radio a pezzi. Dopo gli ultimi articoli sta ancora continuando un po' di, chiamano così, preoccupazione, curiosità sugli UFO e anche sulla storia, sì, che un po' la radio a pezzi ha mosso. Non so se tu hai letto che c'era anche un articolo dove stanno dimostrando che ci sono tre astronavi in arrivo di grandissime dimensioni, sì, con di 240 km di lunghezza o cosa del genere, sono vicino a Plutone in questo momento. Incredibile. Sì, ho capito, ma ragazzi, ma questo qua mi sta facendo la trama di Independence Day. Ma... No, District 9. Scusatemi, però abbiamo degli ospiti che siamo... Lasciamo spazio. Abbiamo il testimone che ha visto l'UFO dal vivo qua e anche Antonio Frumento, che è l'ufologo che sta seguendo. Allora, buonasera, ben arrivati a Radio Fantasy. Buonasera. Scusi, un attimo, calma. Sì, no, perché sono cose importanti queste, insomma, che stiamo andando avanti. Le testimonianze dopo le segnalazioni della scorsa settimana cresce l'attesa dei friulani di poter testimoniare con prove certe gli incontri ravvicinati con le specie esotiche dallo spazio profondo. Hai un paio di argicristalli. Sputando ovunque. Non abbiamo nemmeno presentato, è già partito. Pensate che a Pordenone, sì, a Pordenone si terrà a breve la prima fiera del radiofuffatore. No. Ah, signor Prometto, dai. Sì, dove gli espositori in collaborazione con la base americana di Aviano scambieranno i mezzi tecnologici per tenersi in contatto diretto con, non con l'aldilà, né con l'aldiquà, ma con gli originari da oltre la Via Lattea. Oh, e mi raccomando, niente battute sul pianeta del Muesli che arrivano qua col cucchiaio spaziale. Ok. Ha cambiato voce. Antonio, si contenta. È impressionante questa cosa qui, no? Ma io quello che voglio portarvi oggi, che dà il senso pratico, sì, della verità e dell'essenza, sì, è una testimonianza. Sì. Un incontro importante a Porto Nogaro. Sì. Vicino a San Giorgio, sì, di Nogaro. Sì. Una testimonianza diretta con un ristoratore della zona. Sì. Un ristoratore della zona. Un ristoratore. Un importante locale della zona. Di questo ristoratore detto l'artista, okay, che ci spiega un po' tutto. Buonasera. Buonasera artista. Chiediamo scusa se non abbiamo avuto modo di presentarlo, però prego. Prego maestro, mi dica artista. No, come si chiama intanto? Artista. Artista. Lei ha avvistato quindi gli UFO, un testimone oculare di questa. È venuto nel mio locale? Nel tuo locale. È venuto a mangiare UFO nella mia trattoria. Sarà un alieno più che un UFO. Trattoria all'artista, giusto? L'artista. Che domande faccio. Si è seduto l'artista. Sì. E si è seduto e gli ho detto: Cosa prendi artista? E lui ha preso. Ma è uno scioglilingua questo, cos'è? E quindi? Si è seduto, era vestito in verde l'artista. Beh, normale, UFO, sì. E non gli ho detto: Maestro, cosa prendi, maestro? Mi ha guardato in modo strano? Maestro, cosa prendi, maestro? Scusi. Scusi. Dove l'ha preso? Non è che sia questo UFO per caso. Prendo questo UFO. Ma la pelle come si muoveva? La pelle. Aspetta, adesso comincio a fare tecnico. Ha preso il volo all'artista e stava togliendo la pelle, in quel senso, artista? Sì. No. Non la pelle di Apollo. Cioè, non parliamo di miti greci, ma parliamo della pelle dell'alieno. La pelle dell'alieno, com'era la pelle di questo uomo verde, signor artista? Non era verde, comunque, era leggermente verde l'artista. Vabbè, ma comunque verde, dai. E si è seduto, ha chiesto una bracciola di pollo. Esatto, una bracciola di pollo all'artista. Sì, tipico cibo alieno, sì. Bracciola. E aveva una scritta strana sulla schiena l'artista. Ma poi questo particolare essere, è vero che è una passione per i vetri. I vetri. Esatto, perché gli ho detto: artista, ma perché hai scritto Sangalli sulla schiena, artista? È l'azienda, ma per cortesia, mi dica. E ha mangiato tutto e se n'è andato l'artista, no, senza pagare l'artista. Addirittura senza pagare è andato via. È andato via senza pagare, sì, l'artista. Ma che forma aveva? Come noi, oppure... Circa alto un 2 metri. Però... aveva fame, quindi sì. Ha mangiato tutto. Pensate che questo silenzio dice tutto, ma dice anche niente. Ecco. Alla fine, però, noi visto, possiamo dire che questa presunzione, questa realtà, potrebbe anche avvicinarsi come probabilità a uno. È vero, no? E poi alla fine gli ho chiesto: artista, prendi il caffè per caso, artista? E l'ha voluto il caffè l'artista. Che cazzo è incredibile. Pensate, quindi è anche un simbionte che si adatta, diciamo così, alle bisogni di tutti. Che cazzo hai guardato stasera? Antonio Frumento, mi perdoni, però io me la prendo un po' con lei, perché non può portare in radio delle persone che non sono in grado di spiegare la cosa. Mi scusi, ma è sicuro che non sia questo l'UFO?
No, perché diciamo che abbiamo avuto una segnalazione di Aviano su cui sarebbe opportuno fare dell'analisi a livello di TAC cerebrale. Di TAC cerebrale? Per valutare con la macchina della verità, sì, se questa verità io è tangibile o fattibile. Io la farei a lui, la TAC, vedi? Che scontato. A lui la farei la TAC. Va bene, dai, ok. Allora... Maestro, cosa prendi? No, grazie, niente, niente. A noi andiamo con la musica. Artista, tu niente? Io sì, vorrei una pasta... Vuole concludere, Antonio? Non lo so. Anzi, un po' di pesce crudo. Magari alla prossima puntata. La nostra ricerca considererà anche il pesce crudo, perché forse c'è un'impronta sul pesce crudo. Ma basta! Ci sentiamo tra poco. Grazie a Antonio Frumento e all'artista che era il testimone oculare. Grazie. Pezzi su Radio Fantasy.